Buongiorno a tutti. Allora, in questi giorni terribili, perché dobbiamo rimanere chiusi in casa, ci sono tuttavia bellissimi video in rete di musicisti che registrano delle canzoni, che cantano e lo fanno nei propri studi, ma anche nei salotti di casa, nelle camere da letto, anche nella cucina. Allora, anch'io ho voluto fare un omaggio alla musica italiana, ma siccome prima di tutto io sono un comico, ho fatto una cosa un po' ironica, una cosa che in letteratura si chiamerebbe un centone. Ma ragazzi, il senso dell'ironia non deve mai mancare, perché è l'ironia che riuscirà a salvarci. Io ve lo faccio sentire e con questo vi faccio anche tantissimi auguri di Pasqua. Un attimo che aggiusto un po' il microfono, l'effetto del microfono. Penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, 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 parole. Parole, 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 soltanto parole, senza parole. E ho guardato dentro un'emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non ci comanda il cuore. E va bene così. Va bene, 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 va bene così. E va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, che se non mi vuoi bene, telefonami, impara il numero a memoria, scrivilo sulla pelle. Fra 20 anni butta i numeri fra le stelle alle porte dell'universo. Un telefono suona ogni sera. Che se restare tutto il tempo con te, di notte l'amore, l'amore è sempre una sorpresa per me. Stringere il sole con le mie mani, con le mani sbucci le cipolle. Una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ciao a tutti, ciao!